E diamo la parola al senatore Garavaglia. Grazie Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori. Vabbè, innanzitutto, a nome immagino del gruppo e dell'Aula, un abbraccio alla famiglia del collega Augello per questa notizia che ci ha sconvolto. Ma veniamo, prima dell'intervento sul sodo, giustamente facciamo un po' d'ordine. Siamo qui per rivotare un provvedimento perché ieri non è passato la Camera per uno sbaglio fatto dalla maggioranza. Quando si sbaglia semplicemente si chiede scusa, quindi facciamo le cose semplici. Scusa al Presidente Giorgia Meloni, al Ministro Giorgetti e ai membri del Governo che non c'entrano nulla. Scusa all'opposizione che merita rispetto, perché è la maggioranza innanzitutto che deve garantire i numeri, soprattutto sulle leggi di bilancio. Ricordiamo che il Parlamento nasce per gestire il bilancio. Ma scusa anche ai cittadini che al Governo e al Parlamento chiedono una cosa semplice, che gli risolvi i problemi e non polemiche inutili. Quindi, passiamo allora al sodo. Che cosa stiamo votando? Stiamo votando il DEF, il documento di programmazione, e questa nota di aggiornamento che aggiunge 3 miliardi e mezzo circa che il Governo e il Parlamento destinano ai lavoratori con redditi bassi. Immagino che su questo dovremmo essere d'accordo tutti e vedo che per polemiche inutili ci si divide anche sulle cose elementari. Però veniamo al documento. Il documento è in linea con una legge di bilancio che è stata molto criticata, ma è solida, seria, pragmatica, quello che si poteva fare in così poco tempo. E questo documento di programmazione fa quello che si può fare in questo periodo complicato, perché è un periodo oggettivamente complicato per fattori di incertezza che non dipendono da noi, costi dell'energia, i tassi di interesse, la modifica del patto di stabilità europea, tutti elementi che vanno considerati e valutati. Ci ricordiamo le polemiche sulla legge di bilancio che, a detta dell'opposizione, non stanziava misure sufficienti per il costo dell'energia. Beh, fortunatamente abbiamo avuto ragione e serviva quello che è servito. Ci ricordiamo i fiumi di inchiostro per la fine degli sconti sui carburanti. Fortunatamente abbiamo fatto così e non abbiamo gettato fiumi di risorse pubbliche inutilmente. Questo per dire tutto giusto, tutto perfetto, certo no, però è quello che si può fare in un momento complicato, con prudenza e serietà. Si procede passo passo, aggiornando man mano la programmazione sulla base degli elementi che vengono ad essere noti. Lo sappiamo tutti che la vera nota importante sarà quella che si fa dopo l'estate, che darà le basi con anche elementi solidi dal punto di vista economico per fare la prima vera legge di bilancio di questo governo di centrodestra di legislatura. È quella la prima vera legge di bilancio. Nel frattempo però non stiamo fermi, il governo non è stato fermo, il Parlamento, la maggioranza non è stata ferma, perché il PIL, lo sviluppo si fa anche con riforme, prendendo delle scelte chiare, non necessariamente anche stanziando risorse. Vi faccio due esempi: la delega fiscale e gli interventi sul mercato del lavoro. La delega fiscale è un intervento che questo Paese aspetta da decenni. L'ultima vera riforma fiscale risale ai primi anni 70, figuriamoci. Ebbene, perché è così necessaria questa delega fiscale? Facciamo tre punti per capire la necessità di questo intervento di sistema. Funziona il sistema di riscossione? Vi do qualche numero. A fine 2018 il magazzino fiscale, cioè l'ammontare delle tasse imposte non incassate dallo Stato, era di 810 miliardi. L'anno dopo diventano 950, l'anno dopo diventano 1000, l'anno dopo diventano 1100, adesso sono 1150. Nel frattempo governi di tutti i colori, e quindi non è una scelta politica
non far funzionare il sistema di riscossione, semplicemente non funziona il sistema di riscossione. Se abbiamo 100 miliardi di evasione stimata, vuol dire che qualcosa non quadra. Funziona allora il sistema di accertamento? Ma se una partita IVA, un'impresa fa ricorso e una volta su due vince la partita IVA contro l'Agenzia delle Entrate, evidentemente non funziona neanche il sistema di accertamento. E allora con la riforma, in particolare, si va a ribaltare il sistema attuale che, a furia di fare grida manzoniane, di rincorrere quando poi è troppo tardi, ha dato dimostrazione di non funzionare. Ribaltiamo completamente, noi ci fidiamo dei nostri cittadini. Ci fidiamo. Per partite IVA e aziende si dividono in tre fasce. La prima fascia flat tax. Flat tax che tra l'altro abbiamo fatto noi della Lega qualche anno fa. Che viene messa a regime. Viene messa a regime fino a 85.000 euro. Da lì in poi concordato preventivo. Dimmi che cosa vuoi fatturare nei prossimi due anni, fatturi di più, buon per te, fatturi di meno, peggio per te, però sistema semplice. E poi per le aziende più grandi è un sistema più complicato, ma sono poche. Questo per il fisco. E poi c'è il mercato del lavoro. Mercato del lavoro, anche qui, siamo certi che funziona. No che non funziona, perché se noi abbiamo circa l'8% di disoccupazione e solo nel settore turismo e ricezione mancano 300.000 persone, è evidente che qualcosa non funziona nell'incontro domanda offerta di lavoro. E allora vanno rimossi questi ostacoli nell'incontro domanda offerta di lavoro. E quello che votiamo oggi è un pezzo del decreto che farà il governo che va a rimuovere un po' di questi ostacoli, perché non possiamo permetterci di avere 8% di disoccupazione da una parte e aziende e imprese e artigiani a cui mancano centinaia di migliaia di lavoratori. E poi la revisione del reddito di cittadinanza, che ha dimostrato di avere dei problemi seri, tant'è che è bastato mettere due paletti e l'INPS, il dato è di ieri, ha certificato che mettendo due paletti si è ridotto del 25% il numero delle domande. Allora, questo è quello che si vuole fare però anche in un'ottica di organizzazione migliore del lavoro, della qualità legislativa che fa il Parlamento. È una buona notizia, colleghi, se si riducono le domande. Vuol dire che ci sarà più persone che anziché chiedere il reddito di cittadinanza è sul mercato del lavoro. Che è esattamente quello che prevede la nostra Costituzione. È passato da poco il 25 aprile, quante volte abbiamo sentito dire la Costituzione più bella del mondo, è vero, però l'abbiamo letta tutta fino in fondo. L'articolo 2, secondo comma, il primo comma dice che abbiamo dei diritti, il secondo dice che abbiamo un dovere inderogabile, parola molto forte, di solidarietà politica, economica e sociale. È un dovere. Per chi non l'avesse capito, salta all'articolo 4. L'articolo 4, proprio quello sul lavoro, secondo comma, che cosa dice? Il primo, certo, diritto al lavoro, ci mancherebbe. Il secondo dice dovere di svolgere un'attività che concorra alla crescita materiale e spirituale del Paese. Diritti e doveri. Se poi uno non ha ancora capito, i nostri costituenti erano proprio bravi, hanno fatto anche il 38. E cosa c'è nel primo comma del 38? Il primo comma del 38 dice che la Repubblica deve garantire un'assistenza a chi non ha mezzi di sussistenza, certo, purché sia inabile al lavoro. È semplicissimo. E quindi, e chiudo, Presidente, noi abbiamo un grande compito e un grande onere di garantire i diritti a tutti, ma i diritti si garantiscono se ciascuno fa il proprio dovere. Grazie. Bravo.